Michele, quanto ti ha aiutato a conoscere il percorso? Hai stracciato tutti? Un po' aiutato, però fatica, si fa sempre fatica anche se lo conosci. La fatica è sempre uguale. È sicuramente mi ha agevolato anche conoscerlo. Mi ha provato con Fabrizio stastimana e insomma qualcosina ha fatto anche quello. Senti, tu sei ormai, quante volte l'hai vinta questa gara? Ma onestamente la seconda, perché anche l'altro anno sono arrivati insieme a Pigoni, lui mi ha aspettato, insomma sono 2 anni che non la vinco. Sono contento. Onestà tua, senti, quante ore ti alleni alla settimana? Ma adesso sto lavorando molto, non è che mi alleni, infatti sono anche stupito del risultato perché mi sto allenando di sera con dei salti mortali, con la lampada. Faccio più o meno un'oretta la sera di corsa, alterno un po' la bici perché sennò ci si rompe a correre basta e insomma mi alleno abbastanza. Michele, senti, so che questa vittoria la vuoi dedicare a una persona a cui tieni molto. Sì, la dedico con tutto il cuore a Massimo Mongardini, che so che sta passando un periodo difficile, quindi è tutta sua. Com'è andata? Bah, direi abbastanza bene, posizione ottima. Senti, un ottimo tempo nonostante, vabbè, secondo, ma un tempo eccezionale. No, bene, non l'ho neanche visto, lo vedo ora. Molto meno di quello che credevo. Poi il primo è un atleta che conosco, quindi secondo va benissimo dietro a Michele. Lui conosce anche bene il territorio. Certo, ma questo quando si gioca a casa è più facile, ma capiterà magari una rivincita in Appennino Toscano. Dai. Momento più duro? Momento più duro, ma la seconda parte, perché ho perso di vista Michele. E quindi quando si perde di vista un riferimento mi ha soffrire un po' di più, tant'è che ho rischiato di essere ripreso dal terzo, da ultimo. Terzo classificato, è stata dura? Sì, è stata dura soprattutto sulle parti un po' fangose. Bellissimo percorso, è giornata stupenda, quindi ottimo percorrere oggi. Abbiamo avuto qualche piccolo problema qualche segnale, però poi alla fine siamo riusciti a ritornare sulla strada giusta. Ti stavi per prendere il secondo? Sì, l'ho recuperato sull'ultima salita un po' dura e poi sullo strappo finale, sul rettilineo finale, ha fatto lo sprint e mi ha staccato. Quanto ti alleni ogni settimana? Se riesco anche tutti i giorni, dipende un po' anche dagli impegni di lavoro. Mantiene giovani a correre? Mantiene giovani, sì, poi dà un sacco di energia. Matteo Bonici, complimenti, ottavo, senza respiro. Senza respiro, mi formicolano le mani, infarto in corso. Ti portiamo sull'ambulanza. È l'unica, sì. Senti, complimenti, in forma, e com'è stato il percorso? Bello, buono, c'era meno fango di quello che pensavo e si correva veramente bene, giornata super. Bellissimo. Quanto ti alleni ogni settimana? 4 volte a settimana, se la Stefania me lo consente. Assessore da Fadà, un bel successo, 250 persone da tutta Italia, un percorso ben studiato, gente soddisfatta. Devo dire che è veramente una bella soddisfazione oggi vedere così tante persone. È raddoppiato il numero rispetto allo scorso anno che sono venuti a Borgotaro a correre. Tutti molto contenti in un, diciamo, percorso difficile. Difficile perché 4-5 saliscendi che ammazzano le gambe, rompono le gambe, e ha vinto uno dei nostri, uno di Albareto, che in 1 ora e 39 minuti ha fatto un tempo eccezionale, perché 20 km di saliscendi non è semplice. Come dicevo, è veramente una gran bella soddisfazione questa. Avete raccolto un po' il frutto di anni di semine, perché queste manifestazioni dalla Strasburgo ad altre poco per volta hanno abituato il territorio ad assorbire e a gestire bene queste cose. Assolutamente, grazie al CAI, che tra i primi sono quelli che hanno voluto questo genere di gare, grazie a tutto il gruppo del volontariato che dà sempre una mano, e grazie a questa meravigliosa squadra che è Associazione Sportiva, che da un anno si è costituita qua a Borgotaro, raccoglie molti iscritti e organizza, diciamo, alla perfezione una manifestazione di questo genere. Borgotaro, il comune di Borgotaro dalla sua mano, dà il supporto logistico dove è possibile, ma devo dire appunto grazie a tutti questi ragazzi volontari che da giorni si sono occupati di questa corsa e oggi vedono il frutto di un lavoro veramente straordinario. Luana, com'è stata? Dura? Dura, ho avuto i crampi, è stata durissima, però è andata bene. Senti, cosa ne pensi del percorso? Non l'avevo già provato in allenamento, anzi oggi era più asciutto. Dunque è stato bello. Quanto ti alleni ogni settimana? 5-6 volte, dipende. È una passione o una follia? Una follia.
Stefano, l'uomo azione, non l'uomo parola, com'è andata? È andata molto bene, dai, sono tutti contenti, sparla tanti sorrisi. Come si fa per entrare nel 3T? Beh, basta andare sul sito internet www.3tvaltaro.it e basta fare una richiesta, oppure ci sono le email e sono tutti i contatti. Qual è lo sport che consigli per questa zona? Si può fare tutti gli sport, si possono fare tutti. Manca la piscina, però... 250 partecipanti, Michele Sartori che vince perché conosce il territorio, perché è un fortissimo atleta che si allena tantissimo, tantissima gente a Borgotare, una giornata di sole e in un percorso bellissimo, Winter Trail numero 1.